ospita di uscire fuori, specialmente d'estate, da una quinta. Ma vedi cosa sono le uscire quinta? Io tutta la fine ho fatto delle cose da tutti. Qualcuno di noi che è stato qui. Andiamo a spenderci la farina, come si faceva le cose così? Grazie, mette il movimento lì. Siamo qui, vi accogliamo la vostra terra, però... Che produce le varietà che poi produrranno il cibo che finisce sulla nostra tavola, cioè il miglioramento genetico va è andato negli ultimi 50 anni nella direzione esattamente opposta, cioè produrre uniformità, come se l'uniformità fosse la chiave per sfamare il mondo. Tutto questo ha portato ad un rapporto, ad un profondo mutamento del rapporto fra l'uomo e il seme. Mentre il seme fino ai primi anni del Novecento era una merce di libero scambio, 4, 5, 6 grosse multinazionali. Sono sicuro che non vi meraviglierà il fatto che alcune di queste controllano anche circa il 75% del mercato mondiale dei pesticidi. E allora mi chiedo, ma se questi producono semi e pesticidi, perché dovrebbero produrre semi che danno piante che non hanno bisogno di pesticidi? Ed è qui che oggi gli agricoltori a livello mondiale, qui voi probabilmente siete ancora in una isola relativamente felice, ma a livello mondiale gli agricoltori non sono più liberi di scegliere il seme che semineranno. È venuta sotto il podio e mi ricordo che disse: quando torni in Siria, dia gradualmente. Quindi noi questo abbiamo cominciato a farlo in diversi paesi del mondo e poi dal 2009-2010 anche in Italia. E se è vero che per esempio la fame non è un problema di produzione, ma un problema di accessibilità e di disponibilità, questo metodo ovviamente aumenta le produzioni direttamente, sanno esattamente da dove proviene il loro cibo. Vi ringrazio.